Allora, e in compenso abbiamo distrutto la società e siamo lì lì per distruggere la democrazia. Complimenti. Perché se è vero che quelli che votano certi partiti sono tutti fascisti, beh, allora la notizia è che più del 50% degli italiani è fascista. Mi pare leggermente esagerato. Ma certamente più del 50% degli italiani non è amica dell'ordine di cose esistente. E dentro l'ordine di cose esistente ci sono le buone maniere, la bontà verso i migranti, il rispetto degli altri e anche la democrazia. Più di metà degli italiani ha parecchio da ridire su tutto ciò. Complimenti. Abbiamo maledetto i democristiani per decenni, mentre insieme ai comunisti facevano l'Italia. Adesso ci toccherebbe pure applaudire a questi che la stanno distruggendo e dire che va tutto bene e che l'Italia è un grande paese di grandi eccellenze, che abbiamo i cuochi migliori del mondo. L'elemento derisorio è quello che è divenuto insopportabile. Tu non puoi andare a dire agli italiani che stanno bene, perché non è vero. Il 20% degli italiani sta benino, il 2% sta bene. Allora, se vuoi il voto del 20%, ecco, ti accontentato. Ti raccontiamo una cosa, che ci vuole il 51% per governare. E non lo avrai mai. Non a caso stava facendo la legge elettorale e la riforma costituzionale congegnate in modo da consentire a chi prendeva il 30% di tenersi il governo per sempre. Questo è, poi se può girare, si può dire che sono tutti fascisti. Io, francamente, consegnare metà degli italiani al fascismo mi sembra che una definizione un po' estesa di fascismo assomiglia alla definizione che dava Hobbes della tirannide, cioè tutti quelli che non ti piacciono tu li chiami tiranni, tutti quelli che votano per i partiti che secondo te non dovrebbero esistere tu li chiami fascisti. Ma bravo, però questa non è politica, dire certi partiti fossi in me non dovrebbero nemmeno esistere, non è politica, no. Non è questione di fascismo, è questione che è stata tirata troppo la corda perché di vincitori ce n'era rimasto uno solo e ha voluto strafare. Nel bene tutti euforici, nel male tutti da castigare per la nostra invereconda capacità di fare debiti. E nessuno che diceva niente. Io mi ricordo i senatori comunisti, poi di Essini, che scendevano dal treno a Bologna e dicevano: oggi abbiamo votato l'articolo 31, abbiamo fatto bene, bisognava votarlo. Bene, ed eccoti il risultato. Goditi l'articolo 81. E tu con tutto quello che ci va dietro. È chiaro che il primo che dice e io sforo il 3% e io mando al diavolo l'euro e chi sono questi di Bruxelles piglia i voti. È evidente. Alternativa? Non mandare più la gente a votare. Oppure fare tante belle agenzie neutrali, tra mille virgolette, che si occupano di tutto e lasciano al Parlamento eletto soltanto la determinazione dei giorni festivi, come capitava al Senato di Roma durante l'impero. C'era il Senato, aveva come compito quello di celebrare i giorni festivi della dinastia regnante. Vogliamo fare questo? La verità è che ci sono problemi strutturali, io non so come risolverli, però so che ci sono e gli italiani forse è meglio dirglielo, perché loro se ne sono già accorti sulla loro pelle del biopotere, se ne sono già accorti. Almeno glielo diciamo,
E poi gli diciamo anche, guarda, secondo noi per venirne fuori, detto in modo veloce, biopotere vuol dire capitalismo. Sovranità vuol dire che a un certo punto arriva un ostacolo, un vincolo, un limite che si chiama legge. Questo vuol dire. Fai una legge, la prima legge da fare, abroghi l'articolo 81, la seconda, torni a mettere l'articolo 18, non nell'ultima versione, nella prima. Poi dopo cominci a rifinanziare la scuola, la sanità, l'università e poi cominci a fare delle opere pubbliche. E poi dici, metti sulle tue bandiere il mio nemico è la disoccupazione. E se l'inflazione ti schizza al 5%, pazienza. Io ero al mondo quando Andreatta emetteva i bond al 23% perché c'era l'inflazione al 22%. Sono ancora qui. Non voglio l'inflazione al 22%. Però, come mi dicono tanti colleghi esimi economisti, un'inflazione al 5, cosa fa? Ti riaggancia, ti riaccende le lotte sindacali. E beh, cioè, perché peggio di così? Ti riaccende le lotte sindacali. Bene, e facciamo le lotte sindacali. E così i padroni si svegliano e i sindacati pure. Insomma, torna un mondo fatto di sacrosanti, fisiologici conflitti. E questo è un discorso moderatissimo, che se l'avessi fatto nel 68 mi avrebbero bastonato. Va bene? E se lo faccio oggi passo per essere peggio di Lenin. Ecco, non si può vivere in un perenne stagnante declino perché fermentano i rancori, le insoddisfazioni e gli odi, ma non perché ci sono i cattivi maestri, perché c'è una cattiva politica e un cattivo paradigma economico. O lo diciamo o diamo tutto in mano alla destra. La destra economica prima fa i soldi, poi fa i disastri, poi arriva la destra politica sociale. E noi cosa ci stiamo a fare? Bah. Qual è il nostro scopo nella vita? Boh. Tutto la destra fa. Bravi. E io così, per un vezzo da anziano, sono ancora di sinistra. Guarda un po'. Però non per fare le cose della destra. Eh no. Quelle le fanno loro meglio. No, non le facciamo noi. Noi dobbiamo fare delle altre cose. Cominciare da una nuova analisi, nuovi paradigmi, che poi sono vecchi. Però suonano nuovi. E per stare alla sua domanda, se lei ha ragione non c'è niente da fare. Allora, se uno lo accetta e sai cosa c'è di nuovo? Ti saluto e vado a pescare. È che non è vero, nessuno ha pienamente ragione. Non è vero che il biopotere del capitale è invincibile. È potentissimo. Però c'è una cosa che mi conforta, il fatto che il capitale e i suoi ammennicoli mediatici continuano a temere selvaggiamente la politica, lo Stato, la sovranità, i partiti. Invece di dire, ma sì, poveri, cari, a noi piacciono i partiti, no, continuano a dire che sono brutti, sporchi e cattivi. Questo mi fa pensare che ne abbiano ancora paura. E allora, se loro hanno paura, c'è ancora un po' di speranza. Come vedete, è una porta stretta. Però il giorno che diranno, beh, ma siamo sovranisti anche noi, allora abbiamo chiuso. Può darsi che molto presto arrivi. Certamente, se noi non intercettiamo niente di quello che la società ci urla, se non intercettiamo niente, è chiaro, fanno tutto loro. Poi io non faccio più politica, ma mai l'ho fatta, ma insomma oggi meno che mai, per cui consegno queste parole a chi mi vuole ascoltare e a chi eventualmente voglia fare politica. Ne faccia l'uso che gli pare.